Questo è quell'alimento incriminato che adesso andremo a mettere sulla nostra pizza all'ananas. Qualche pezzo di ananas grigliato qui in giro così. Ma che bella. Il nostro spalmino. Tempè rosolato. Un pochino di erba cipollina ancora qui per incentivare la nota fresca. Un goccio d'olio extravergine. E voilà, la nostra pizza all'ananas è ufficialmente pronta. Allora, tac, 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 tac. Intanto andiamo a vedere com'è il nostro cornicione con la caputo nuvola. Bellissimo, direi. E a questo punto andiamo a fare l'assaggio, no? Giustamente, vediamo se in effetti questa pizza con l'ananas fa schifo, non si può fare. Guarda, manca un pezzo. No raga, è spaziale, con la dolcezza leggermente acido del pomodoro, la freschezza dell'ananas, l'erba cipollina qui ci sta veramente da Dio, il tempè con la nota umami, cioè questa pizza qui è perfetta. Unico difetto dell'ananas, diamogli un difetto all'ananas così siete tutti felici, se lo tagli leggermente grosso fai fatica ad andare a romperlo coi denti, ok? Nonostante io l'abbia fatto a carpaccio e poi grigliato, questo è proprio l'unico difetto che possiamo trovargli, per il resto gli do un'altra mossa perché è troppo buono. Bomba. Ciao, io sono Chef Davide Maffioli di corsodicucinavegan.com. Sigla! Prima di vedere l'impasto e la sua realizzazione voglio fare una riflessione con te per quanto riguarda il pregiudizio su questo ingrediente e il suo abbinamento. Ma non solo questo, anche della presunta superiorità italiana per quanto riguarda il cibo, per non parlare poi della pizza. In Italia siamo tutti professori del cibo, ma in pochissimi sanno che in verità sulla pizza mettiamo un frutto, ossia il pomodoro. E questo pomodoro non è neanche di origini italiane, è arrivato da noi tramite Cristoforo Colombo dopo la scoperta delle Americhe, quindi in verità è una pianta americana. E quando arrivò in Europa non era usato da nessuno. Sai perché? Perché nessuno sapeva usarlo. La tradizione, eh? Smettiamola quindi di fare i saccenti, il pomodoro è in Italia solo da 500 anni e non è autoctono. È un immigrato, ha subito vessazioni, è stato emarginato, non è stato preso in considerazione, non si sapeva che ruolo avrebbe ricoperto all'interno della società. Adesso è diventato la base della pizza e rappresenta l'italianità nel mondo. Adesso vediamo l'impasto della nostra pizza. In questo caso ho utilizzato la farina caputo nuvola perché volevo testarla, volevo vedere come si comportava, e dopo facciamo ancora qualche riflessione insieme parlando di ananas sulla pizza, degli abbinamenti e di tutta una serie di altre cose. Andiamo a vedere la realizzazione. Bene, qui ho la farina caputo nuvola. Iniziamo a far impastare con acqua e lievito. E praticamente aggiungo il primo 65% di idratazione. Diciamo che faccio impastare adesso così, da solo per i fatti suoi, per circa 5-6 minuti. Adesso pian pianino iniziamo ad aggiungere la restante acqua con il sale. Aumentiamo la velocità per fare incordare. Una volta che tutta l'acqua viene assorbita, vado ad aggiungere l'altra parte di acqua. Diciamo che metto tutto in 3-4 volte, vedo un po' come va l'impasto. Ok, adesso completamente assorbita, acqua. E via, come prima, aumento ancora la velocità. Ci siamo. Allora, divido ancora in due volte l'acqua. Molto bene. E adesso ultima parte di acqua col sale.
Molto bene. Lo ribaltiamo sul tavolo. Adesso lo lascio a riposo qui per circa un quarto d'ora, 20 minuti. Poi faccio una piega di rinforzo. Bene, allora, eccoci qua. Sono passati praticamente 20 minuti. Adesso facciamo un giro di pieghe. Molto bene, pirlatura. Ecco qui, guarda che bello, il nostro impasto al 75%. Bacinella, qui di plastica di fianco, sposto. Adesso cosa facciamo? Il nostro impasto qui lo lascio un'ora a temperatura ambiente e in questo momento in casa ci sono circa 25 gradi, quindi un'ora a temperatura ambiente, poi in frigo per 24 ore. Andiamo a girare sul tavolo. Mettiamo le nostre palline dentro, in una scatola a lievitare. E adesso lasciamo lievitare. Il vero problema non è tanto l'ananas sulla pizza, ma negli abbinamenti che possiamo fare per renderlo interessante. E soprattutto come lo andiamo a trasformare per poi armonizzarlo all'interno della pizza. L'ananas in questo caso è un po' come il pomodoro, è da troppi pochi anni sulle nostre tavole, conosciamo veramente poco di questo frutto. È un po' come dire il tofu. Ah, il tofu fa schifo, questo è lo stereotipo comune, non sa di niente. Ma la verità è un'altra, è che fa schifo perché non sei capace di cucinarlo. Tutto lì, non conosci appieno l'ingrediente e non sai come trasformarlo. Se no, voglio dire, in Cina e in Giappone sono tutti rincoglioniti che mangiano da 5.000 anni il tofu e a nessuno gli è mai venuto in mente di dire ma facciamo un tofu più buono che forse questo fa schifo? Mi sembra proprio di no. Non è che forse noi italiani siamo leggermente arroganti o siamo solo ignoranti e presuntuosi o forse tutte e tre le cose insieme. Ora andiamo a vedere come andare a rendere super interessante la nostra pizza con l'ananas e dopo facciamo ancora qualche altra riflessione sull'ananas. La fettatrice è vintage, qua vorrei dire. Griglia in temperatura, mettiamo sull'ananas. Bene, una volta che ci siamo, vediamo che è grigliato, vediamo. Ok, andiamo a togliere. Guarda che bello, bellissimo. Andiamo a scoppiare le bolle, quelle già grosse che ci sono, e fini più che altro, che poi si bruciano subito. Passati 3 minuti, andiamo a togliere la nostra pizza. Voilà. Questa Caputo Nuvola in effetti è veramente molto molto bella. Credo che il 99% delle persone non abbia mai mangiato la pizza con l'ananas, ma parla per stereotipi e quali sono i più difficili da abbattere. E in più c'è anche da dire che se avete mangiato quel piatto una volta, magari quella volta lì è stato cucinato male. Ma non è che non sia buono in assoluto, oppure semplicemente non rientra fra i tuoi gusti, è normale. Non è che a tutti piace tutto a prescindere.
ognuno ha i propri gusti. Ma proprio noi vogliamo andare a giudicare l'ananas sulla pizza quando alcuni dei nostri cavalli di battaglia della cucina italiana, o comunque della cucina contemporanea italiana, sono prosciutto e melone, risotto alle mele, risotto alle fragole, risotto mirtillo e funghi, insalata di finocchi e arance, formaggio con le pere, la pizza coi fichi, l'anatra all'arancia, la lonza con le prugne e l'arrosto alle castagne. Voglio dire, in tutti questi piatti c'è dentro un frutto. Magari in America qualcuno potrebbe dire: e che schifo risotto con le fragole. Quindi, prima di guardare la pagliuzza nell'occhio dell'altro, guardiamo la trave nel nostro occhio. Questa è una grande perla. Ma soprattutto, quello che dico è: impariamo a conoscere gli alimenti e capiamo come trasformarli. Perché in questo caso, se uniamo il pomodoro, l'ananas grigliato così tagliato fine, lo spalmino con l'erba cipollina, e devo dire la verità che spalmino, erba cipollina e ananas sono veramente un connubio perfetto, aggiungendo poi del tempeh piastrato, veramente otteniamo una pizza di livello. Anche perché la cosa interessante poi più di tutte è che l'ananas dosato così, con questa fettina fine, è molto piacevole perché ti lascia un buon retrogusto quando finisci di masticare il resto della pizza, e quindi in verità l'ho trovato veramente molto molto interessante. Noi siamo convintissimi che il cibo debba abbattere i muri e non crearne. Detto questo, ti ringrazio di aver visto il video fino a qui. Ti ricordo che abbiamo il corso 4 pizze da chef in offerta in questi giorni. È un corso pazzesco, divertentissimo, se vuoi imparare a fare diversi tipi di impasti e fare anche diversi tipi di condimenti per le pizze in chiave vegan. Detto tutto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Mi raccomando, il taglio dell'ananas, fine, 2 mm massimo, perché così, una volta grigliato, poi solo da un lato lo devi grigliare, è una bomba, veramente una bomba.